Questa è una ricetta che va benissimo per i giorni veramente caldi dove non si ha proprio voglia di accendere il fornello. Se volete lessare voi i gamberi potete farlo, però secondo me se comprate i gamberi già lessati, addirittura veramente la preparate in 5 minuti senza nessuna fatica. È un piatto unico ed è molto saporito e gustoso. Per i nostri involtini orientali ci serviranno dei fogli di carta da riso, li trovate nei negozi etnici e si presentano più o meno così. Dei vermicelli di riso, questi qui io li ho già cotti, è molto semplice, per cuocerli basta prenderli, sono secchi, li versate addosso dell'acqua bollente e li lasciate riposare dai 3 ai 5 minuti, poi li scolate e sono pronti. Io ne ho fatti molti perché voglio fare tanti involtini, ma poi li sapete regolare sulla base della quantità che avete bisogno. Serviranno dei gamberi. Io ho preso dei gamberi già cotti e già puliti, così mi risparmio la fatica. E poi delle verdure croccanti. Nel mio caso io ho usato cavolo viola, peperone rosso, delle carotine tagliate a, vedete, bastoncini che poi andremo a sistemare man mano che le mettiamo dentro, mezzo cetriolo, adesso lo taglio a pezzettini, poi ci vuole del coriandolo fresco o, se vi piace di più, della menta fresca o tutte e due, delle belle foglie di lattuga, burro di noccioline, olio di sesamo, aceto di riso, salsa di soia e un cucchiaino di zucchero. Cominciamo col fare la nostra salsina. Mettendo insieme 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di aceto di riso, 1 cucchiaio di olio di sesamo e 1 cucchiaino di zucchero. Mescoliamo per bene, andiamo ad aggiungere 80 g di burro di noccioline. Emulsionate bene. È troppo densa in questo momento, quindi andremo ad aggiungere un po' di acqua. Eccola pronta, buonissima. Adesso andiamo a fare gli involtini. Vi faccio vedere come li preparo. Per prima cosa mettiamo un foglio di carta da riso a mollo nell'acqua fredda. In modo da ammorbidirlo. Vado a mettere 2 gamberi. Poi prendo la foglia della lattuga e la dispongo per coprire i gamberi. Ci posiziono un po' dei miei tagliolini di riso. Guardate sempre anche la bellezza estetica del vostro involtino. Carote, cavolo viola, poi visto che io ho una passione per il coriandolo ne metto un bel po'. A questo punto ripiego su un lato, sopra il mio ripieno, in modo da creare un sacchettino. Poi ripiego l'altro lato e finisco di arrotolare il mio involtino, che rimane così completamente ripiegato su se stesso. Vi potete davvero sbizzarrire in modo che ogni esterno sia diverso. Questo esempio si vede bene il cavolo viola e la menta, ma se volete potete farmi vedere meglio il cetriolo, il peperone, la carota, quello che vi piace di più. Disponeteli su un piatto e poi andremo a intingerli nella nostra salsa. Ecco qua i vostri involtini, sono come vedete tutti belli, tutti diversi uno dall'altro, dove si vede il cavolo viola, la carota, il gambero, in altri si vedono di più i tagliolini o le erbe aromatiche. Mangiarli semplicissimo, li prendete, intingete nella salsa di noccioline e ve li gustate. È un piatto fresco
perfetto per l'estate e veramente di gran successo.